volte la rifate, eh? Interrompendo. 43-1 prima. Andrea, noi ci siamo separati legalmente da 10 minuti. Tu non. Aspetta, scusa. Rifacciamo. Sbagliato. Tardi sempre quella. 43-1 seconda. Devo attaccare subito. Sì. Andrea, noi ci siamo separati legalmente da 10 minuti. Tu non hai nessun motivo per restare. Io voglio solamente accompagnarti. E io non voglio essere accompagnata, grazie. Allora accompagna tu me. Va bene, ti accompagno. Oh. Oh, va quasi bene. C'è solo questo problema. Simo, tu tardi sempre quell'attacco. Hai visto all'inizio? Riguardiamolo un attimo insieme. Mi distraggo perché mi guardo. Sì. Ricky, tu un pochettino più... Cosa? Mi guardo. Ricky, tu sei partito un pochino moscio. Mentre avevamo lasciato l'anello precedente, la litigata incalzavi molto di più, ti ricordi? E qua, ecco Simona, vabbè, ti è venuto corto poi devi timbrarlo di più, perché il suono non era buonissimo. No, dai, rifacciamo. Pronti? Stop. Allora, Ricky, perdonami, tu fai l'attore, non il doppiatore, mi sembra. Ti stai doppiando in questo caso per quale motivo e quali sono le difficoltà? Ma in questo caso specifico, cioè il film in teoria è in presa diretta, solo che girando alcune scene in mezzo al traffico, come in questo caso dentro una macchina, la presa diretta diventa tecnicamente impossibile, per cui si integra col doppiaggio e si rifà la scena. Trovi delle difficoltà a dover rifare le stesse cose con la voce? No, trovo delle difficoltà a non dover rifare esattamente la stessa cosa, perché col doppiaggio devi tentare di ritrovare il senso, i toni, il sincrono della battuta, eccetera. Però devi spingere un pochettino di più, cioè quel... Mentre si recita, cioè, bisogna trovare attento. Dei toni naturalistici, eccetera, qui devi forzare la mano un po' di più perché c'hai un filtro più grosso che quello del doppiaggio. Ecco, Simone, tu stai facendo la stessa cosa, sì. Lui qui, però tu hai avuto un'altra esperienza. Certo, veramente. Perché io vengo dal doppiaggio. Peraltro volevo dire che Ricky, che è un attore di presa diretta, di solito sono grandi difficoltà, invece... Rossella ed io abbiamo deciso di ingaggiarlo alla nostra cooperativa perché è un bravo doppiatore. È un bravo doppiatore, no, veramente abbiamo avuto delle grosse difficoltà invece con altri attori di presa diretta, perché il doppiaggio è una tecnica. Il mio grande imbarazzo, se vuoi, è doppiare me stessa, perché io mi distraggo, perché ho un forte senso critico, quindi non sempre mi piace quello che ho fatto, vorrei poterlo rifare. E perché è più semplice doppiare un'altra attrice che doppiare se stessi, perché cerchi sempre il meglio non esiste, a un certo punto una cosa ti deve andare bene. E allora arriva mia sorella e mi dice, guarda, questa va bene, e io le credo, ma forse per me la rifarei. Troverei più imbarazzo a doppiare De Niro, sinceramente. E che ne sai? Ma no, che ne sai? Guarda, è più facile doppiare un altro che se stesso, veramente. Ecco, tu a chi hai doppiato di persone che il pubblico conosce? Sì, ecco, comunque c'è una grande dissociazione quando ti doppio. Io devo far finta che siamo altre attrici. Ma non lo so, io ho doppiato tante attrici, tra cui, insomma, l'ultima è Kim Basinger in 9 settimane e mezzo, Deborah Winger, Jessica Lang, tantissime attrici americane, e devo dire che probabilmente ho imparato anche certi toni, certe cose, perché io sento l'attrice in americano e un senso imitativo bene o male ti scatta. Infatti io ho un modo di recitare abbastanza diverso dalle attrici italiane, cerco di buttare via, cerco dei toni un pochino diversi. Ecco, ma per ognuna di queste attrici hai fatto dei nomi conosciuti al pubblico? Sì. Anche, hai doppiato anche la strip o la Dani. No, quella è mia sorella, Rossella, che mi porta via certe attrici forti. Ecco, ma per esempio, cioè, hai una voce per ognuna di queste attrici, una voce particolare? No, perché la voce è una sola, però è vero che ognuna di queste attrici ha un carattere e una personalità e quindi in qualche modo ci si adegua. E se io doppio Deborah Winger in Voglia di tenerezza, che è una donna che ha sofferto, che sta soffrendo, che sta morendo di cancro, entro certo in un clima e quindi entro anche in un momento di recitativo diverso. Se doppio un'attrice che fa un'attrice erotica, voglio dire, come Deborah, come Jessica Lang nel Possino suona sempre due volte, io sono specializzata in film erotici ormai, oppure, ma che ne so, c'è questa voce un po' roca, sai, allora. Ma puoi darmi un paio di esempi così su due piedi? È molto difficile perché dipende, appunto, quando io doppio 9 settimane e mezzo ho l'attrice che mi aiuta ed ha un atteggiamento erotico e quindi la mia voce diventa più erotica. Se invece io, è un fatto
scarto di intenzioni, proprio doppio una donna che diventa un'attrice che fa una parte drammatica. Prova a doppiare me. Faccio un anello. Dai, però è molto sensuale. Dai, vabbè, cosa vuoi dire? Parole e baci. Sì, parole e baci. Parole e baci, che è il titolo del nostro film. Parole e baci, che è un film che abbiamo appena finito. Allora, io lo faccio a loro e tu mi doppi da fuori. Sì, vai. No, la battuta esatta tu qual è? Tu devi dire parole e baci che... Mi raccomando. Parole e baci, mi raccomando. Ma questo è come un finale, abbiamo finito? No, perché? No. Vai, prova. No, prego, tu devi... No, tu dammi il sync. Io lo dico lì. Tu dammi il sync. Ok, pronti? Pronti, via. Parole e baci, mi raccomando. No, scusa, dillo un po' più meno veloce. Più veloce. Va bene, dai. Però io lo dico più velocemente, dai. Ah no, no. Tu la devi fare. Dai, c'è un'altra volta che poi sarà finita. Vai, parole e baci, mi raccomando. Più vicino. Ma non devi vedere se vai, sennò non tu funziona. Guardami, vai. Parole e baci, mi raccomando. Ecco. Mazza.